Buongiorno a tutti, siamo i ragazzi del Book Blog, sono qui con Umberto Guidoni e Andrea Valente a cui rivolgeremo qualche domanda. Nella prima parte del libro avete nominato poesie, canzoni, opere d'arte, anche quadri in cui è presente la luna. Che significato simbolico ha la luna nella mente delle persone? Lo chiediamo a Andrea questo. La luna ci ha accompagnato da sempre, perché esiste da ben prima dell'essere umano. Per cui, ed è sempre lì, ogni tanto si nasconde, però ha il suo fascino anche perché è diversa da tutto il resto che vediamo in cielo, perché pianeti e stelle visti a occhio nudo sembrano un po' anche uguali, invece quella lì è proprio diversa, a volte è rossa, a volte grande, a volte piccola, a volte bianca, a volte si nasconde, e quindi sviluppa l'immaginazione. E l'uomo è quello che è, non è un cammello o un gatto, perché secondo me ha più immaginazione degli altri animali. E se gli animali hanno immaginazione è che io non me ne accorgo, forse non ho abbastanza immaginazione, chi lo sa. Come ci si sente essere il primo uomo in Europa ad essere andato nella Stazione Spaziale Internazionale? Beh, sicuramente è stata una grande emozione il momento in cui sono entrato dentro la stazione. È stato anche un momento, diciamo, di responsabilità, perché ovviamente ti senti gli occhi appunto di un intero continente addosso e bisogna essere all'altezza per fare le cose per bene. Però devo dire la verità, quando sei lì tu la cosa principale è quella di portare a termine la tua missione, quindi non sono stato tanto a pensarci. Non c'è dubbio che quando io sono arrivato la stazione era ancora in fase di costruzione, e diciamo la cosa forse che mi fa sentire orgoglioso, oltre di essere stato il primo europeo, è anche di aver lasciato lì un dispositivo, una gru spaziale che è ancora lì e ha aiutato la stazione a crescere, a diventare quello che è oggi. Con quali parole descriverebbe le sensazioni, le emozioni del momento del lancio? Sono sempre le stesse oppure ci si abitua anche ad andare nello spazio? No, le emozioni ci sono sempre. Naturalmente la prima volta è più coinvolgente perché non sei preparato a quello che ti aspetta, a questo gigantesco veicolo che ti porterà nello spazio, al rumore, alla vibrazione, anche tutto sommato all'attesa, no? Perché sei lì da ore in attesa che si arrivi al conto alla rovescia finale, fino allo zero. La seconda volta, diciamo, sei un po' più esperto perché l'hai già fatto, ma in compenso cogli le sfumature che magari erano scappate perché eri talmente come preso da tutto il resto che non le avevi notate. Quindi direi che ogni volta è un'emozione diversa, con sfumature sempre più interessanti. È comunque il momento più critico anche dal punto di vista del pericolo, e quindi lo si affronta sempre con un po' di batticuore. Nel vostro libro si parla di Luna come sesto continente, nel futuro potrebbe aiutare per il problema della sovrappopolazione della Terra? Insomma, io ho i miei dubbi, non so cosa ne dici tu. Certo, noi siamo abituati ad andare in luoghi che non sono i nostri. Già, che ne so, abbiamo attraversato l'Oceano Atlantico, poi siamo andati da un'altra parte. La Luna la trovo un po' poco ospitale, forse come base, in senso, come se io volessi andare negli Stati Uniti e mi fermo alle Canarie per una settimana prima di arrivarci. Però un luogo di passaggio, quello senz'altro. Però questo lo immagino io, che non so come funzionano le cose. Tu cosa dici, Umberto? Vabbè, la Luna è un po' peggio delle Canarie, no? Non le descrivere così male. Certo. Quelli delle Canarie te lo fanno pagare. No, in realtà è vero, no? È il sesto continente in termini di risorse, di opportunità, ma certamente la Luna non diventerà mai un'altra Terra. Diventerà probabilmente una base dove fare ricerca, dove fare cose che sulla Terra è sempre più difficile. Per esempio, fare le osservazioni via radio su una terra dove ormai la radio è dappertutto, i telefonini, eccetera, è molto disturbata. Se lo facciamo dalla parte nascosta della Luna, che è dall'altra parte, e quindi tutta la terra è cancellata, allora sarà più facile. Quindi sicuramente la Luna è un'ottima base per fare ricerca, e in più è un museo dove potremo cercare le tracce di come erano le condizioni del sistema solare quando la Terra si è formata. È un po' come guardare un po' nel passato anche del nostro pianeta. Ringraziamo Andrea Valente e Umberto Guidoni per aver risposto alle nostre domande.